Amici cari, bentornati a questi nuovi video targati Artelet Filoarchio. Oggi voglio sponsorizzarvi un'attività di cui tra l'altro sono anche orgogliosa di farne parte, perché è stato l'ultimo grande progetto a cui mi sono inserita prima di concludere il mio percorso universitario. È quindi una realtà che nasce all'interno dell'università, è probabilmente una delle poche, forse addirittura l'unica grande realtà che è nata tramite un dipartimento universitario, per cui è un grande progetto e diciamo io, ma anche insomma tutti coloro che ne fanno parte, ci auguriamo di avere altre persone che possano presto o tardi entrare a far parte di questa realtà. Sto parlando di un nucleo di protezione civile, l'Associazione di Protezione Civile Roma 3 ODV, nato proprio in seno al Dipartimento Studi Umanistici dell'Università degli Studi Roma 3, da un progetto di tirocinio che si è svolto tra il 2019 e il 2020 e che poi ha avuto finalmente la sua definizione, la sua ufficialità nel febbraio del 2022. È un progetto che vuole appunto operare per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, archeologico, librario del nostro territorio, quindi in particolar modo a livello nazionale, in caso di emergenze e calamità naturali. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, soprattutto nel caso dell'Emilia-Romagna, quello che si sta patendo, quello che la gente, che le persone stanno subendo e che purtroppo anche necessariamente chiese, biblioteche stanno subendo appunto durante questa grave insomma situazione che sta emergendo. E quindi da un certo punto di vista questo nucleo nasce anche proprio per operare, ci sono appunto docenti, ci sono studenti, ex studenti che in qualche modo tramite anche una formazione non solo universitaria, che chiaramente è comunque limitata, ma anche tramite tutta un'altra serie di corsi che verranno poi inseriti nel nostro programma di associazione, prevede appunto che si possa operare in caso di calamità ed emergenze di qualsiasi natura. Ovviamente laddove sia possibile anche è necessario chiaramente anche operare per aiutare le persone, chi ha bisogno, chi ha necessità, quindi è un nucleo di protezione civile, quindi riceverete anche formazione anche di tipo sanitario, corsi di BLSD, quindi è un progetto, un percorso che veramente merita intanto di essere conosciuto e quindi sono qui oggi per proporvelo e farvelo conoscere. E spero anche che abbiate interesse e curiosità nel diciamo conoscerci e in qualche modo chissà anche partecipare attivamente a queste attività. La nostra sede, per l'appunto, come vi dicevo, è proprio all'interno del Dipartimento Studi Umanistici di Roma 3 e vi lascio tutta una serie di contatti, trovate appunto anche i canali social Facebook, Instagram. E in particolar modo, se avete curiosità, informazioni che volete avere di più su quello che facciamo, su quello che questa associazione fa, vi rimando anche all'email segreteriapcroma3@gmail.com. Ve lo ricordo, segreteriapcroma3@gmail.com. Mi raccomando, è veramente un gran bel progetto, quindi spero che là dietro questi schermi chi segue il canale, chi segue la pagina Artelet Filoarchio potrà in qualche modo interessarsi e chissà magari un giorno vederci anche di persona per operare insieme per la salvaguardia degli altri e per in particolar modo per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale. Quindi entrate anche voi a far parte del gruppo Protezione Civile Roma 3 ODV. Mi raccomando, vi aspettiamo.